Ok ragazzi, buongiorno a tutti. Sto a scrivere mentre voi sistemate. Ok, allora vediamo di completare il discorso come stavamo dicendo ieri, quasi finito, solo volevo richiamare la vostra attenzione su una circostanza piuttosto importante. Avevamo visto che eravamo arrivati alla definizione di queste due importanti prestazioni, il lavoro utile specifico del ciclo reale, importante prestazione perché sta a indicare la quantità di energia meccanica netta che si ricava da questo impianto per unità di massa di fluido evolvente all'interno dell'impianto. E l'altra prestazione, come al solito, ovviamente è il rendimento, in questo caso il rendimento del ciclo reale, quindi qualcosa non proprio coincidente ma molto prossima al rendimento effettivo dell'impianto, cioè rendimento effettivo dell'impianto proprio considerato come il rapporto fra quella energia meccanica che possiamo misurare o anche addirittura la potenza elettrica che si misura all'uscita dell'alternatore, se questo impianto servisse per la produzione di energia elettrica o se solo per produzione di energia meccanica, quindi quella quantità misurata proprio in qualche maniera all'uscita dell'impianto rapportata all'energia termica complessivamente introdotta nell'impianto, quindi diciamo qualcosa che ci dà un'idea di quanto ci costa. Ok, otteniamo tanti kilojoule per ogni chilogrammo di fluido, tanti kilojoule di energia meccanica, quanto ci sono costati in termini di energia primaria introdotta nell'impianto. E quindi queste due classiche prestazioni per le quali avevamo trovato una dipendenza per entrambi, a livello di dipendenza, le espressioni chiaramente sono diverse, ma abbiamo visto che nel caso del ciclo reale, a differenza di quanto avevamo visto per il ciclo ideale, la dipendenza funzionale dell'uno e dell'altra è la stessa, ovvero sostanzialmente entrambi i due parametri fondamentali del ciclo termodinamico vero e proprio, cioè il rapporto di compressione beta e la temperatura massima del ciclo, o temperatura cosiddetta, incominciamo anche a chiamarla così, come in gergo spesso si fa, temperatura di ingresso in turbina, no? T, che è utilizzata spesso, insomma, nella pratica. Chiaramente uno si dimentica un po' il ciclo e parla direttamente delle macchine, dei componenti dell'impianto, quindi la temperatura di ingresso in turbina spesso viene indicata con questo acronimo. Una volta tanto è un acronimo che funziona tanto in italiano quanto in inglese. Io ogni tanto, raramente, ma ogni tanto vi richiamo anche qualche termine della lingua in tecnica inglese, non per spizio, ma perché lo sapete meglio di me, oggi non possiamo più fare gli snob, non ci possiamo permettere di ignorare che in tutto il mondo, insomma, soprattutto a livello in campo tecnico-scientifico, certi termini vengono espressi universalmente in lingua inglese. Quindi affinché voi li possiate riconoscere in seguito, solo per questo, penso di fare una cosa utile per voi, ogni tanto vi richiamo qualche termine tipicamente usato. Insomma, se qualcuno di voi domani per esigenze di lavoro o per interesse personale si va a sfogliare un libro, una rivista, un giornale, una cosa qualunque su questi argomenti, al 99% per questi argomenti saranno svolti, trattati in lingua inglese.
sia di ascrivere sia un italiano, il quale si preoccuperà di scrivere in inglese per essere capito da un pubblico più vasto, sia evidentemente che siano scritti da qualunque altra parte del mondo, dalla Cina alla Sud America, al resto d'Europa. Ok? E questa parentesi per dire che una volta tanto questo acronimo va bene tanto in italiano quanto in inglese, una di quelle rare coincidenze, perché come sapete gli inglesi che fanno sempre le cose un po' al contrario, questa è turbina, ingresso, temperatura, e quindi funziona, ingresso dicono inlet. Ok, chiusa questa questione terminologica. E quindi questi due parametri di ciclo, chiamiamoli così, più quello che è importante, i parametri costruttivi delle macchine, che sono rappresentati da quei rendimenti sia del compressore sia della turbina, evidentemente, e poi da ultimo il tipo di fluido tramite l'esponente K della trasformazione. Ok, e avevamo provato quindi che per entrambi la cosa importante, la cosa interessante è che per entrambi, diciamo, abbiamo un andamento di questo genere, cioè prima crescente con il rapporto di compressione e poi decrescente, nel senso che in particolare il lavoro utile si annulla per beta uguale a 1 e per un valore di beta in corrispondenza del quale, chiaramente questa è una curva ottenuta per un certo valore della T con 3 e per assegnati valori dei suoi rendimenti politropici ed evidentemente scelto il tipo di fluido. Quindi diciamo una curva in funzione di beta avendo fissato questi altri quattro parametri. Al variare di ognuno di questi quattro parametri avremo un'altra curva dello stesso tipo, chiaramente la tendenza sarà esattamente la stessa, cambieranno i numeri, cambieranno i valori, ma la tendenza sarà la stessa. Se aumentiamo o diminuiamo T con 3, se cambiamo T con 3, se variamo i rendimenti delle macchine, per non dire il tipo di fluido, chiaramente avremo un'altra curva dello stesso, sicuramente dello stesso andamento, i cui valori numerici chiaramente saranno leggermente, anche non leggermente, insomma saranno diversi. Ok? Quindi diciamo si annulla il rapporto di compressione pari a 1, come ben sapete non significa niente, significa che non c'è ciclo, significa che T con 2 è uguale a P con 1, quindi questa scala, oppure fissata, dicevo, un valore per la T con 3, come sapete significa che se io aumento il rapporto di compressione fino ad arrivare a un punto di fine compressione la cui temperatura coincide con quella massima del ciclo, con questa T con 3, è chiaro che anche in questo caso avrei non dovrei spendere nulla come energia primaria da fornire al ciclo per incrementarne livello di energia entalpica del punto 3, però significa anche che non otterrei nulla, perché se mi va bene, diciamo, ma come sapete neanche è completamente vero nelle trasformazioni reali, ma diciamo se mi va bene quello che ho speso durante la compressione, quello potrei riottenere durante l'espansione, e quindi avrei un lavoro utile nullo. Questo è il significato di quest'altro punto, l'avevamo già detto, ma per chiudere è meglio precisare. Quindi in campo reale chiaramente il rendimento avrà, dividendo tutta questa quantità per il calore fornito, avremo un andamento simile anche per il rendimento.
e dicevamo la differenza sta nel fatto che il punto per il quale si ottiene il massimo valore del rendimento, questa è la curva di L con U, questa è la curva di R, e il valore del beta per il quale si ottiene il massimo valore del rendimento è diverso dal valore di beta che ottimizza il lavoro utile. E questo, avevamo detto, ci impone alcune riflessioni, questo risultato, riflessioni che faremo insieme tra qualche minuto. Ok? Bene, diciamo che a questo punto è importante, vorrei sottolineare un aspetto teorico importante, ovvero noi abbiamo fatto l'analisi del ciclo ideale e abbiamo trovato un rendimento di quel ciclo pari al rapporto tra il lavoro utile che si ottiene nel ciclo ideale e la quantità di energia termica introdotta in quel ciclo ideale. Adesso abbiamo definito invece un rendimento reale come rapporto sempre lavoro utile su quantità di calore, però in questo caso prendendo le grandezze realmente in gioco in questo ciclo. Che cosa possiamo dire? Se guardiamo un attimo il ciclo, si vede che il Q con 1 ideale è un po' più grande, è leggermente più grande rispetto a Q con 1 reale, perché appunto basta guardare il ciclo, come vedete il punto 2' a causa del calore di irreversibilità si trova spostato verso destra sull'isobara P con 2 e quindi diciamo la quantità di calore fornita dall'esterno per raggiungere la stessa temperatura T con 3 è leggermente più piccola. Diciamo che da un punto di vista pratico, da un punto di vista numerico, questo rapporto è poco maggiore di 1, sarà compreso tra 1.00 qualcosa, insomma 0,1, una roba del genere, e 1.5, no, 1.5, non di più. Ok. Mentre invece chiaramente il lavoro utile reale è significativamente più piccolo del lavoro utile ideale, l'abbiamo visto ieri questo, l'abbiamo sottolineato, se volete lo ripetiamo, senza scriverlo magari per brevità vi posso ricordare che c'è un doppio motivo per il quale il lavoro utile reale è minore di quello ideale, nel senso che nel passaggio dall'ideale al reale abbiamo contemporaneamente una riduzione del lavoro di espansione H3-H4', che diventa più piccolo rispetto ad H3-H4, e viceversa abbiamo un aumento della spesa energetica, ovvero del lavoro di compressione che passa da H2-H1 ad H2'-H1. Quindi mettendo insieme queste cose, vi ricordate, ieri l'abbiamo vista anche in termini di rendimenti isentropici di compressione e di espansione, abbiamo visto come non è banale, non è automatico avere un lavoro utile netto superiore o maggiore di zero, perché già in termini ideali il lavoro di compressione rappresenta una fetta importante, un'aliquota
consistente, all'incirca i due terzi del lavoro di espansione. Se poi li andiamo a penalizzare a causa dei rendimenti della compressione e dell'espansione, vedete che, a meno che questi rendimenti non siano particolarmente elevati, il rischio che il lavoro di compressione sia pari reale, sia pari al lavoro di espansione reale, è un rischio, era un rischio quando appunto le prestazioni delle macchine non erano elevatissime come quelle di oggi, è un rischio concreto. Ok, quindi l'abbiamo analizzato ieri, quindi siamo tutti d'accordo che questo lavoro utile reale è significativamente più piccolo rispetto al lavoro utile reale. Questo suggerisce che se io faccio il rapporto fra questo rendimento reale e il rendimento del ciclo reale rispetto al rendimento del ciclo ideale, e quindi posso definire questo rapporto, lo chiamerò rendimento interno dell'impianto del ciclo reale, a sottintendere che cosa? Appunto, è un concetto abbastanza importante, ovvero che se le macchine fossero perfette, noi comunque avremmo un rendimento che abbiamo chiamato ideale minore di 1. Questo ce lo impone il secondo principio della termodinamica. È un fatto di natura, diciamo, che così vanno le cose, come abbiamo detto, è un fatto di qualità dell'energia, della energia di seconda specie che è rappresentata dall'energia termica che costituisce la nostra fonte primaria in questo in questi esempi che stiamo studiando in questi giorni, e sappiamo che quindi per questi motivi non possiamo convertire integralmente l'energia termica in energia meccanica, e questo indipendentemente da quanto siamo stati bravi noi a costruire le macchine. Ok? Poi questo rendimento reale mette insieme le due cose, cioè ok, c'è questo problema dovuto alla qualità dell'energia, però c'è anche il problema che poi le macchine in realtà non riescono a fare al 100% quello che uno si aspetta, nel senso che per il loro stesso funzionamento inevitabilmente richiedono delle spese di energia che sono appunto finalizzate al funzionamento della macchina, ma non alla trasformazione energetica. Vedi il discorso sugli attriti che abbiamo fatto qualche giorno. Ok? E quindi praticamente tutto questo è proprio rappresentato da questo rendimento interno, che ci consente quindi di scrivere il rendimento reale come il prodotto del rendimento ideale per questo rendimento interno, dove appunto il rendimento ideale tiene conto dell'andamento del ciclo termodinamico a prescindere da come sono fatte le macchine, nel senso che quel rendimento ideale avrà un certo valore a seconda di come io scelgo beta, di come scelgo T3, insomma di parametri nettamente chiaramente termodinamici. Viceversa, appunto, questo rendimento interno, è, diciamo, il grosso di questo rendimento interno è il peso che hanno questi due rendimenti politrofici. Il rendimento politrofico del compressore e il rendimento politrofico della turbina, diciamo, influenzano nettamente quel rendimento interno e non tanto i parametri del ciclo. Quindi, diciamo, è chiaro che sostanzialmente cicli ottimizzati dal punto di vista termodinamico vuol dire che avranno dei valori di beta e di T3 particolarmente ottimali, mentre invece
cicli caratterizzati da valori elevati del rendimento interno vuol dire che avranno impiegato macchine costruite particolarmente bene. E questo, anche questo è importante, è una cosa semplice, però che ci consente di fare alcune considerazioni interessanti che faremo tra un attimo. Se guardiamo questo, che abbiamo scritto, come vi dicevo, questo rapporto fra i calori è un valore numerico vicino all'unità, poco maggiore dell'unità, che cambia sicuramente, ma cambia poco, nel senso che aumenta ma molto debolmente al crescere del rapporto di compressione, che cioè nel passare da questo ciclo a quest'altro, evidentemente quel divario fra Q con 1 ideale e Q con 1 reale cresce un pochino, ma appunto un pochino, mentre invece diciamo diminuisce sensibilmente, no? Peggiorano nettamente, aumentano nettamente le differenze fra trasformazione ideale e trasformazione reale, si acuisce quel divario fra il lavoro che si ottiene durante l'espansione, quello reale, quello che si spende durante la compressione reale, e quindi sicuramente questo termine tende a diminuire a crescere il rapporto di compressione. Quindi in generale rappresentare questo rendimento interno avrebbe un andamento grosso modo di questo genere, sempre decrescente con il rapporto di compressione, e più o meno non proprio lineare, ma insomma quasi. Il rendimento ideale, ve lo ricordate, aveva un andamento di questo genere, cioè sempre crescente con beta fino a un limite che dipendeva dal T con 3 scelta, un certo valore di beta che era pari a teta, rapporto T3 su T1 elevato ad 1 su lambda, sì, a 1 su lambda. Ok? Dove lambda è K-1 su K. E quindi se io faccio il prodotto, come vedete, ci sarà, appunto per giustificare questo andamento, come vedete, fino ad un certo valore di beta prevale la crescita del rendimento ideale sulla diminuzione del rendimento interno, e quindi questo andamento crescente. Lo possiamo rifare su un'altra scala, quest'altro diagramma. Poi, come sapete, forse la grafica non l'ho scelta con molta attenzione, ma diciamo che, come sapete, il rendimento ideale cresce prima rapidamente con beta e poi sempre più lentamente. Questa curva, vedete, cambia la sua tendenza, insomma cresce molto più lentamente al crescere di beta, mentre invece il rendimento interno prosegue quasi linearmente la sua diminuzione. Quindi ci sarà un momento in cui si fanno sentire questi effetti di riduzione del rendimento interno, e che quindi portano alla diminuzione fino all'annullarsi quindi questo era il rendimento ideale e questo è il nostro rendimento. Ok?
vi dicevo, facciamo quindi adesso quelle riflessioni, certo interesse di cui vi parlavo un attimo fa, cioè guardando questa espressione semplice del ragionamento reale, con il peso di questi due fattori all'interno della nostra espressione, diciamo, si evince che è chiaro che se noi desideriamo un valore, a noi quello che interessa è il risultato, cioè il valore del rendimento globale, del rendimento del ciclo reale, è chiaro che un buon valore per questo rendimento si ottiene da una scelta più o meno ottimizzata di entrambi, nel senso che l'averla scritta così ci è utile perché ci fa appunto rendere conto che da una parte dobbiamo scegliere con attenzione i parametri della termodinamica del ciclo e dall'altra scegliere eventualmente delle macchine che consentano dei buoni rendimenti delle trasformazioni, perché vedete che se io per esempio scelgo un valore ottimale per il beta, un valore ottimale per la temperatura di ingresso in turbina e poi adopero delle macchine scadenti, praticamente ho sprecato questa scelta e altrettanto se io ho delle macchine molto sofisticate, che ricordate sempre, insomma, nel nostro mestiere è una cosa che purtroppo non ci avevo, ma io mi occupo di termodinamica, insomma, ci sarà sempre l'aspetto economico, insomma l'ingegnere non lo potrà dimenticare mai nel corso del suo lavoro. È chiaro che macchine, cioè un impianto che presenta un valore di questo rendimento molto elevato significa che è un impianto sofisticato, con delle macchine realizzate con delle tecnologie particolari, quindi con dei costi elevati, non ci piove. Okay. Se poi a queste non sto attento alla scelta del ciclo termodinamico, cioè scelgo un valore di beta qua da queste parti, da queste parti, un valore della T con 3 che mi faccia abbassare questa curva, è chiaro che sto sprecando una risorsa, sto sprecando le risorse investite per ottenere queste macchine di elevate prestazioni. Okay. E questo è un discorso. Adesso torniamo a una cosa importante di cui stavo accennando, a questa differenza fra i valori del rapporto di compressione in corrispondenza dei quali si ottengono o il massimo del lavoro utile oppure il massimo del rendimento del ciclo. Sì, utilizziamo un po' qualche diapositiva anziché fare scarabocchi. Vediamo di sfruttare. Ok, allora, troviamo in maniera un po' più ordinata, rappresentato quello che vi stavo accennando e sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, cioè
qui troviamo tre curve, questa verde, questa rossa e questa blu, tanto per il lavoro utile riportato su questa scala a sinistra, ci sono anche dei numeri di riferimento, per fare un esempio, numeri plausibili con alcune macchine di oggi, ma chiaramente riportati solo a titolo, puramente a titolo d'esempio. E per il lavoro sulla destra troviamo la scala del rendimento reale dell'azienda. E quindi curve dall'andamento, vediamo questa rossa, per esempio, tutte e tre, questa verde, questa blu, tutte e tre, quello che vi dicevo, cioè l'andamento prima crescente, poi decrescente, entrambe si annullano in corrispondenza di un certo valore del beta, del rapporto di compressione. La cosa interessante, come dicevo, su cui chiamare la vostra attenzione è che in generale questi due pallini che vedete, questi verdi, rossi e blu, stanno a indicare i valori del beta per il quale si ottimizza, nel senso che raggiunge un massimo rispettivamente o il valore del lavoro utile o il valore del rendimento del ciclo reale. E questi due pallini stanno appunto a indicare come questi valori siano differenti fra di loro. E l'altra cosa interessante che vedete è che questa distanza cresce al crescere della temperatura, nel senso che queste tre curve, l'avete visto dalla leggenda, cioè, si differenziano, diciamo, quindi hanno tutte in comune gli stessi valori dei rendimenti delle macchine, quindi i rendimenti politrofici di compressione e di espansione, il fluido è sempre lo stesso, quindi K è sempre lo stesso, la T con 1, la temperatura iniziale, è sempre la stessa, e quindi diciamo si differenziano per il valore della T con 3 o della TIT, della temperatura di ingresso in turbina, che passa da 1000 a 1400 gradi centigradi, 1200 questa rossa, 1400 gradi centigradi la curva blu. E quindi la prima cosa interessante è, come potete vedere, la forte, questi sono valori, ripeto, portati a titolo d'esempio, ma sono, quindi sono validi solo per questo esempio di queste tre circostanze, però sono valori veri, non sono inventati, non sono frutto di un disegno, insomma, sono valori realistici. E vedete come la forte dipendenza, la forte crescita tanto del lavoro utile specifico, quindi vedete kilojoule per chilogrammo, che praticamente raddoppia se aumento il massimo, lavoro utile specifico raddoppia grosso modo se aumentiamo di 400 gradi la temperatura di ingresso in turbina, no? Mi trovate? E altrettanto l'aumento è abbastanza significativo, chiaramente non raddoppia, ma comunque l'aumento è alquanto significativo per quanto riguarda anche il massimo del valore del rendimento che si ottiene, appunto questo massimo vedete come cresce nel passare da 1000 a 1200 o a 1400 gradi e centigradi, guardando il percentuale l'aumento è assolutamente vistoso, non trascurabile, e questa è una prima indicazione importante. L'altra è, come vi dicevo anche l'altro giorno, grazie a questi diagrammi un po' più puliti, vediamo anche come è importante in una fase di ottimizzazione che vengano adeguati entrambi i parametri beta e T con 3. Non so se vi ricordate, ve l'avevo accennato l'altro giorno, vedete come al variare della temperatura massima questi valori non soltanto crescono
in entità, quindi il loro picco, quello che leggiamo sulle ordinate o a sinistra per il lavoro o a destra per il rendimento, non soltanto le ordinate cambiano, ma cambiano anche le ascisse dei punti di massimo, cioè i valori dei beta che ottimizzano questi parametri. Quindi quello che diciamo è che se si effettua uno sforzo tecnologico ed economico per consentire, per ottenere dei materiali che reggano temperature via via crescenti, bisogna poi, per non diciamo vanificare questo sforzo tecnologico, bisogna anche andare a riprogettare le macchine, perché come vedete il beta, per esempio, che ottimizzava il rendimento quando la temperatura era di 1000 gradi centigradi è questo, mentre invece il beta che ottimizza il rendimento quando la temperatura sale a 1400 gradi è considerevolmente più elevato, è il doppio. Okay. Quindi diciamo queste curve che vedete qua, che sembrano così pura grafica, in realtà ci stanno dicendo molte cose. È chiaro il messaggio, se avete dei dubbi, e sono cose appunto importanti nell'ottimizzazione energetica di questi impianti. Insomma, il lavoro dell'ingegnere energetico è basato anche su queste analisi. E l'ultimo punto, quello appunto che vi volevo sottolineare, è alla fine, vedete come questa distanza rappresentata per esempio da questi due pallini verdi, poi rossi, poi blu, anch'essa cresca al crescere della temperatura, nel senso che quando le temperature massime sono non troppo elevate, vedete, ottimizzare il lavoro utile o il rendimento non è tanto diverso, e quindi il compito per l'ingegnere che deve fare questa scelta è meno gravoso, meno impegnativo, perché vedete, tutto sommato, se si mette per esempio in mezzo fra questi due valori, ottiene sia un quasi ottimo lavoro utile specifico, sia un pressoché ottimo valore del rendimento. Questo storicamente era quello che accadeva alcune decine di anni fa, quando queste temperature effettivamente erano limitate, nel senso che, forse l'avete intuito, forse l'avevo già raccontato, comunque voglio aggiungere appunto che in questa salita che vedete qui c'è anche proprio un po' di storia della tecnologia di queste turbine a gas, nel senso che i primi modelli che sono stati messi sul mercato, come vi accennavo ieri, con prestazioni abbastanza scadenti, non arrivavano neanche a 1000 gradi, avevano una temperatura massima dell'ordine dei 700-800 gradi centigradi. Via via c'è stata tutta un'evoluzione sulla quale, non adesso se volete, un altro momento, potremmo discutere insomma sugli elementi che hanno portato a questa evoluzione tecnologica, la cui conclusione, per farla breve, la cui conclusione è stato il progressivo innalzamento di queste temperature. Oggi abbiamo delle pressioni di punta dove abbiamo temperature che superano i 1500 centigradi, quindi che sfiorano i 1900 Kelvin. Okay. E quindi dicevo, storicamente insomma, le migliori anche di oggi tendono a raggiungere, a superare questo valore. Questo comporta, come viene evidenziato in questo diagramma, se osserviamo la curva blu, questo comporta che la distanza tra il beta che ottimizza il lavoro utile specifico e quella che ottimizza il rendimento sia cresciuta, okay? Come potete vedere facilmente da questo diagramma, il che significa
che appunto in fase di progettazione dei componenti dell'impianto il progettista è chiamato a fare una scelta su cosa ottimizzare, come potete vedere, cioè diciamo che ha tre possibilità: o ottimizzare il lavoro utile specifico, o in maniera secca, quindi diciamo, vedete, in questo caso significa accontentarsi di un valore del rendimento un po' più basso del massimo che quell'impianto potrebbe dare a quella temperatura se si aumentasse un po', un altro po' il rapporto di compressione. L'altra scelta appunto è quella di adottare un rapporto di compressione, in questo esempio circa 20, okay, il che consente di avere il massimo del rendimento, ma come vedete quando il rapporto di compressione, se scelgo proprio 20, il lavoro utile perde un 30%, scusate, un 10% circa rispetto al valore massimo. In questo caso il 10% non è una grandissima differenza, però appunto questo è solo un esempio, ci sono casi in cui queste differenze sono ancora più marcate. E quindi a questo punto la terza, diciamo, possibilità chiaramente è mettersi in mezzo, cioè prendere qualche cosa, una via di mezzo che sia appunto un valore del rendimento quasi prossimo al massimo e un valore del lavoro utile non troppo distante dal massimo. Quello su cui volevo un attimo la vostra attenzione è questa considerazione che significa in termini di scelta, quali sono le differenze di nel momento in cui uno si pone il problema ottimizzo il lavoro, cioè faccio un impianto con il lavoro utile specifico più grande possibile, per esempio, cominciamo da qui, perché potrebbe essere importante avere un lavoro utile specifico? Perché vi ricordo che appunto quello è il lavoro utile specifico per unità di massa di fluido, kilojoule su chilogrammi. Non so se vi ricordate, proprio una delle nostre prime chiacchierate, io vi dissi che questi impianti, quando vengono progettati in base a una, quelle che si chiamano specifiche di progetto, cioè il progettista deve sapere dove deve arrivare, insomma, che cosa, a che serve quell'impianto, che cosa deve produrre, come lo deve produrre. Sicuramente il dato di progetto dal quale non si sfugge è la potenza che quell'impianto deve erogare, una potenza meccanica se serve per far muovere qualcosa, una potenza elettrica se bisogna generare energia. Quindi una potenza, diciamo i kilowatt, i megawatt, quelli che volete, insomma, in unità del sistema internazionale per la misura della potenza, che vi ricordo sarà evidentemente il prodotto del nostro lavoro utile che troviamo là sull'asse delle ordinate per la portata massica di fluido evolvente. Questi qua sono kilojoule a chilogrammo, questi saranno chilogrammi al secondo, per esempio, e quindi il risultato saranno kilojoule al secondo, ovvero chilogrammi. Ok, e questo è. Quindi quando io dico che un dato di progetto imprescindibile, proprio il primo dato che il progetto si deve risolvere è questo impianto che potenza deve riuscire ad erogare, come vedete il progettista ha due gradi di libertà, okay? Cioè può accontentarsi di un impianto con un lavoro utile modesto per ogni chilogrammo e chiaramente però deve essere in grado di smaltire, di far viaggiare nell'impianto tanta portata di fluido, o viceversa, diciamo, quindi il discorso serio qua è quello che dicevo, massimizzare
L con 1 significa minimizzare, portare al minimo la portata necessaria di fluido per ottenere quello stesso valore della potenza finale, che è quello che è il nostro dato di partenza. Quindi quei kilowatt, un impianto che ha massimizzato il lavoro utile che troviamo su questo diagramma, fisicamente che cosa significa? Significa che quei kilowatt che mi sono stati richiesti a me progettista, l'impianto che ha massimizzato lo riesce a, li riesce a erogare utilizzando una portata di fluido minima, la minima possibile per quelle specifiche di impianto. Viceversa, un impianto che non ottimizza il lavoro utile è in grado sì di raggiungere sempre quella stessa potenza, però necessariamente, se la vuole raggiungere, dovrà impiegare una portata di fluido evolvente più grande. Portata di fluido evolvente, cioè per esempio quell'area, se nel, quello schema così immaginario che abbiamo visto qualche giorno fa, portata evolvente che significa che da chi dipende a sua volta, cioè che, qual è il problema fra una portata piccola e una portata più grande? Il problema è che questa portata, come sapete, dipende sostanzialmente, la portata di un fluido gassoso, immaginate che deve camminare all'interno di un condotto, evidentemente dipende dalla velocità con la quale il fluido cammina, evidentemente, e dalla sezione, che è, ecco, quindi da, per esempio dal diametro di questo condotto. Insomma, in parole povere, quando entreremo più in dettaglio sul come sono fatte le macchine di un impianto, possiamo anticipare che sulle velocità ci sono piccoli margini di manovra. Quindi sostanzialmente, quando voi sentite parlare di portate maggiori, significa fare delle macchine più grandi, tutte quante. Il compressore, lo scambiatore, e la turbina, delle macchine più grandi. Quindi significa intervenire sulle dimensioni dell'impianto. Quindi, concludendo, ottimizzare il lavoro utile significa ottenere a parità di potenza la stessa potenza con degli impianti più piccoli, con delle macchine più piccole. Ora, poi vedremo, faremo qualche esempio, vedremo, insomma, questa cosa può essere importante in alcuni casi, può essere influente, questa storia delle dimensioni delle macchine, può essere importante in alcuni casi, può essere influente in altri casi. Okay. Viceversa, discorso diverso, che significa ottimizzare il rendimento. Vi ricordo che il rendimento possiamo anche scrivere appunto come la potenza è utile effettivamente ottenuta rispetto a tutto quello che abbiamo introdotto nel nostro impianto. Vi ricordate anche io ad esempio avevamo fatto questo discorso, cioè e questo praticamente sarebbe la potenza termica, sarebbe il nostro Q punto, per se questa è una potenza, per coerenza con le unità di misura, quindi dove questo Q punto è stato ottenuto bruciando, vi ricordo, una certa portata di combustibile M punto con C, combustibile caratterizzato da un'energia potenziale chimica specifica, cioè per chilogrammo di combustibile impiegato, che abbiamo indicato con la lettera H maiuscola. Okay. Quindi, ancora una volta, se io assegno questa potenza, okay, ottimizzare il rendimento significa ottenere la stessa potenza, una volta scelto il combustibile, questo per me è una costante,
significa che io ottengo la stessa potenza con un minor consumo di combustibile. Questo è il significato importante che sta dietro a quelle curve, dietro al concetto di rendimento, che appunto, dicevo, la potenza che viene fuori non è un risultato finale al quale io giungo quasi casualmente. La potenza dell'impianto è un dato di partenza, io la devo ottenere quella potenza. Quindi, scelto il tipo di combustibile, un impianto con rendimento 0,2 mi comporterà un consumo di combustibile pari a m.c. Un impianto con un rendimento pari a 0,4 mi darà la stessa potenza che era il mio dato di partenza, ma avendo consumato la metà del combustibile che avevo consumato con un impianto di rendimento 0,2. Quindi, ritornando al discorso dell'ottimizzazione, ottimizzare il rendimento significa sostanzialmente, a parità di potenza, minimizzare i consumi. Questo è il significato, e quindi qui c'è quell'imbarazzo della scelta di cui vi parlavo. L'ottimizzazione del lavoro utile significa, a parità di potenza, avere delle macchine più piccole. Ottimizzare il rendimento, sempre a parità di potenza, significa consumare meno energia primaria, che, se è gratuita questa energia primaria, va bene, il discorso è diverso. Se, come abbiamo visto con le statistiche che abbiamo guardato nei nostri primi giorni di lezione, nella stragrande maggioranza dei casi quella energia termica viene prodotta grazie alla combustione di un combustibile, ottimizzare il rendimento significa ridurre, appunto, a parità di potenza il consumo del combustibile che abbiamo impiegato, con i vantaggi che potete da soli voi immaginare in termini di costi, di impatto ambientale e di rischio. Ok? È chiaro che, appunto, il bravo ingegnere è quello che caso per caso saprà dire è più importante in questo caso ridurre l'ingombro delle macchine, oppure è più importante contenere al massimo il consumo dell'energia primaria impiegata. Okay. Per esempio, appunto, se l'esempio classico che si può fare è che, non so, come sapete, le turbine a gas detengono praticamente il monopolio, 100% delle applicazioni in campo aeronautico come propulsore, come cuore del sistema propulsivo di tutti gli aerei attualmente in circolazione. E come sapete, come potete intuire, in campo aeronautico chiaramente il discorso sulle dimensioni delle macchine, questi motori, cioè avete presente che stanno di solito sotto le ali, insomma, oppure a poppa, insomma, che volano con l'aereo, quindi incontrano, contribuiscono alla resistenza aerodinamica che l'aereo incontra per volare ad una certa quota con una certa velocità, e quindi, diciamo, ridurre le dimensioni significa ridurre la resistenza, ridurre la potenza necessaria a far viaggiare quell'aereo ad una certa velocità. E quindi, come vedete, in quel caso il discorso dimensioni diventa cruciale, diventa predominante, e quindi questo può indirizzare la scelta in fase di ottimizzazione verso una certa direzione. È chiaro che anche lì le cose si complicano, nel senso che bisognerebbe anche andare a vedere questo aereo. Come sapete, gli aerei nascono con diverse missioni, cioè ci sono aerei destinati a fare il corto raggio, il medio raggio, il lungo raggio, aerei civili, aerei militari, ognuno deve avere delle caratteristiche diverse. Se per esempio pensiamo a un aereo civile però transcontinentale, quindi per il lungo raggio, il discorso sulle dimensioni è vero sempre, anche in questo caso, quello che abbiamo fatto un attimo fa,
però anche il discorso sui consumi, diciamo, va a complicare un po' la vita, entra in gioco non solo per i discorsi economici, che vabbè lasciamo un attimo da parte, ma è chiaro che se questo aereo deve fare un lungo, deve avere anche autonomia per poter volare per migliaia di chilometri, e quindi per avere questa autonomia deve avere dei serbatoi di combustibile adeguati per garantirgli questa autonomia. Quindi se i motori consumano di meno, possono avere una minore riserva di carburante a bordo, possono fare dei serbatoi più piccoli, meno ingombranti, meno pesanti, e quindi, diciamo, torniamo un po' al discorso delle dimensioni che abbiamo fatto prima. Sono tutti esempi, vabbè, ci fermiamo qui con gli esempi, potremmo fare tanti, giusto per darvi un'idea di quante cose bisogna prendere in considerazione nel momento, e che derivano da queste semplici curve che voi vedete disegnate qua sopra, e che però vanno appunto attentamente analizzate e utilizzate. Ok? Domande, osservazioni? Sempre su questo tema, utilizzando le diapositive, per chiudere, c'è un'altra diapositiva abbastanza significativa. Questo è un confronto viceversa fatto a parità, sempre un confronto realistico, fatto a parità di temperatura di ingresso in turbina, la massima temperatura di turbina, però dove quindi queste curve blu sono esattamente quelle blu che abbiamo visto nel diagramma di prima, dove però sono state confrontate con quelle ottenute in un impianto, come vi dicevo prima, più sofisticato, dove entrambe le macchine, compressore e turbina, hanno delle prestazioni migliori, prestazioni ricavabili da valori più elevati, da 0,8 a 0,9, dei rendimenti politrofici di entrambe le macchine. Possiamo notare due cose importanti. Vedete come questo incremento di 10 punti percentuali sui rendimenti delle macchine, diciamo che queste sono più o meno il top che a tutt'oggi si raggiunge, se non è 0,9 in qualche caso per l'espansione possiamo arrivare a 0,91-92, ma siamo là. Vi dicevo, sono quindi degli ottimi valori, e la cosa che possiamo subito notare è come, facendo questo sforzo tecnologico, entrambe le prestazioni a parità, vi ricordo che queste quattro curve sono confrontate fra di loro, tutte a parità di temperatura massima di ingresso in turbina. Diciamo, vedete come le prestazioni, sia il lavoro utile, vedete, aumenta sensibilmente, aumenta di un 50% il lavoro utile, e aumenta oltre il 50% il rendimento. Okay, quindi sono aumenti significativi, voi non ci siete abituati, forse non vi dicono granché questi numeri, però oggi come oggi, comincio a dirvelo, adesso poi ci torneremo sopra, diciamo, i costruttori che si fanno concorrenza fra di loro, diciamo, si farebbero uccidere per un punto di rendimento in più. 20 punti di rendimento sono un'enormità, insomma, che possiamo vedere qui sulla lavagna. Nella realtà sono ben l'altra cosa, appunto, queste sono due curve che secondo voi sono simili, confrontabili, voglio dire, questo impianto non ci assomiglia quasi a quest'altro, nel senso che per riuscire a salire di 10 punti percentuali su entrambe le macchine, queste macchine sono abbastanza diverse tra di loro, nel senso che quelle evidentemente con rendimenti più elevati sono molto più
sofisticate con tutto quello che ne consegue. L'ultima cosa interessante che andate a vedere, quindi vi ricordate, prima abbiamo visto come questi due pallini, cioè i valori ottimali del beta, si siano allontanati al crescere della temperatura. Una volta che siamo arrivati in prossimità delle temperature massime oggi ottenibili per questi impianti, vedete come ulteriormente, se andiamo a sofisticare l'impianto, come vi dicevo, che sarebbe una cosa saggia nel momento in cui abbiamo spinto sui parametri termodinamici, vi dicevo prima, sarebbe cosa saggia spingersi anche sul grado di perfezione, del grado di livello di costruzione delle singole macchine, e quindi diciamo anche a costo di impegni economici considerevoli sarebbe saggio ottenere impianti rappresentati, le cui prestazioni siano rappresentate dalle curve in verde su questo campo. Però vedete come addirittura a questo punto il divario fra mettendo insieme le due cose, temperature abbastanza elevate, particolarmente elevate possiamo dire, anche se non proprio il massimo di oggi, ma insomma vicine a questo massimo, e la scelta di macchine di elevate prestazioni, questi 209 significano in parole povere compressori e turbine di elevate prestazioni, vada ad amplificare di parecchio i valori dei due beta ottimali, nel senso che per il lavoro sarebbe ottimale un valore di beta intorno a 15-16 a occhio da queste parti, e valori intorno a 50 invece se si volesse ottimizzare. Quindi come vedete in questo caso diciamo l'esigenza della scelta diventa ancora più stringente. È chiara questa interpretazione, insomma, questi tipi di discorsi? Dico, vabbè, voi immagini che stanno, lo dico un po' a tutti, tutto a posto, tutto chiaro, se avete qualche dubbio, qualche perplessità su queste cose, non possiamo parlare. Un po' più tardi, quindi anziché fare una pausa magari ci fermiamo qualche minuto prima di mezzogiorno, così vi prendete una discreta pausa prima della lezione successiva. E a questo punto diciamo, ne approfitto per introdurre un'altra cosa importante, molto importante. Allora, abbiamo fatto l'analisi del ciclo reale, diciamo con questi diagrammi che possiamo considerarla conclusa l'analisi del ciclo reale degli impianti con turbina a gas. A questo punto non possiamo più rimandare il discorso su come in realtà è fatto un impianto, quindi l'impianto reale, che è sostanzialmente parecchio diverso rispetto a quello schemino che abbiamo visto qualche giorno fa, cioè sostanzialmente il compressore, uno scambiatore dove introduciamo il calore, la turbina, uno scambiatore dove sottraiamo calore. È un impianto molto più, in realtà l'impianto turbina gas è molto più semplificato rispetto a tutto questo. Ok, questo è lo schema che vi avevo disegnato alla lavagna quando siamo
Guardi quello a cui abbiamo fatto riferimento, che ci ha consentito di fare tutti i nostri discorsi, e in particolare anche nel ciclo reale ci ha consentito di mantenere due ipotesi importanti. Uno, che il fluido sia sempre lo stesso, non subisca nessuna modificazione nella sua composizione. Un gas, per esempio l'aria, abbiamo detto, che viene compressa, poi viene riscaldata, poi espansa, poi raffreddata, e quindi sempre aria è, sia come composizione evidentemente, sia come portata, come quantità, perché a meno che queste macchine non ci sia un buco, è sempre la stessa quantità. Questo ci ha consentito, per esempio, di ragionare in termini di grandezze specifiche, quindi di non portarci dietro nei nostri calcoli del lavoro scambiato, del calore scambiato, no? Con le entalpie non le abbiamo mai moltiplicate per le portate, come in teoria avremmo dovuto fare, perché questa è sempre la stessa, quindi dividiamo per questa portata tutti i membri e otteniamo appunto il lavoro per unità di massa e il calore per unità di massa e via discorrendo. Il fatto che non subisca neanche modificazioni di composizioni ci ha anche consentito di fare un po' di semplificare qualche calcolo, per esempio dove andiamo a semplificare il C con P a numeratore e a denominatore, perché tanto è sempre lo stesso. Nell'ipotesi accettabile in prima approssimazione che questi cambino poco con la temperatura, cioè queste ipotesi ci hanno consentito di scrivere le nostre espressioni in maniera un pochino più semplice, e qui questo è il motivo per il quale abbiamo fatto riferimento a questo tipo di idea. Però vi posso dire, a oggi finalmente, vi posso dire che, salvo rarissime eccezioni, diciamo il 99,9% degli impianti con turbine a gas non è fatto in questo modo, per niente. Gli impianti con turbine a gas sono fatti in quest'altro modo: compressore, quello che era lo scambiatore superiore in realtà è sostituita da questa CC, sta per camera di combustione. Adesso vediamo con calma che significa la turbina. Dopodiché, all'uscita dalla turbina, i gas esausti vengono espulsi direttamente in atmosfera e da qui viene ripreso fluido fresco. Questo che cosa significa? Che il ciclo termodinamico è esattamente lo stesso che abbiamo studiato, cioè non è che abbiamo studiato, sono stati tanti giorni studiando un ciclo che non esiste. Il ciclo rimane lo stesso, perché dite voi, ma ci manca una trasformazione. In realtà la trasformazione sul piano termodinamico c'è lo stesso, soltanto che anziché avvenire in una specifica macchina, avviene utilizzando l'ambiente come, in questo caso, un serbatoio di energia termica di capacità infinita, nel senso che io qui in ambiente ci butto i gas in uscita dalla turbina, per esempio ad alta temperatura, a temperatura T con 4, ordine di grandezza 400-500 gradi centigradi negli impianti reali, per giusto per fissare un attimo le idee, e dallo stesso ambiente vado a riprendermi fluido fresco a temperatura appunto pari alla T con 1, cioè a quella dell'ambiente. Quindi io sto utilizzando l'ambiente appunto come un serbatoio di energia di capacità infinita. Che significa capacità infinita? Significa che se io ci mando una certa portata di gas a 400-500 gradi, non è che la temperatura dell'ambiente cambia, non è che se io butto un secchiello d'acqua calda nel mare riscaldo faccio crescere la temperatura dell'acqua del mare, no? E quindi praticamente, quindi da un punto di vista termodinamico è esattamente la stessa cosa, cioè questo è calore, vedete, che io sto restituendo all'ambiente. Ora è esattamente quello che io avrei sottratto nello scambiatore inferiore. Come funzionava lo scambiatore che sta qua? Eccolo qua, sempre qua, nel senso che l'aria in uscita dalla turbina alla temperatura T con 4 continuava indisturbata il suo viaggio, però veniva raffreddata, cioè io qui da qualche parte dovevo avere un fluido freddo che mi sottraeva
questa quantità di calore, cioè sennò come faccio a raffreddare la temperatura di questi gas? La raffreddavo perché, per esempio, l'aria calda che usciva dalla turbina ci facevo viaggiare nei tubi e alla periferia di questa dei tubi ci facevo viaggiare un fluido freddo, altra aria, acqua, per esempio, no? E quindi tutto il calore sottratto all'aria che viaggiava in questi tubi è rappresentato dalla mio Q2, no? Quella che abbiamo chiamato sempre Q2. Qui è Q out, è la stessa cosa, e altrettanto, diciamo, è quello che succede qui, cioè questo Q out che vedete qui non è altro il calore che viene restituito alla media in termini, diciamo, della portata di gas in uscita dalla turbina, supponiamo sempre il calore specifico costante. Quindi M punto C con P del gas per delta T, dove delta T è T con 4 meno T con 1. Questo è il calore che noi andiamo a riversare nell'ambiente, è comunque calore che viene sottratto al ciclo e che quindi ci rispetta perfettamente la termodinamica del nostro ciclo. Diciamo che fra questi due schemi che visti in figura, con queste figurine un po' si assomigliano, a parte quindi la mancanza di questo elemento qui in basso, in realtà le differenze fra queste due tipologie sono enormi perché sul piano costruttivo l'assenza di questi due scambiatori, dove questo è sostituito dalla camera di combustione, significa una enorme riduzione delle dimensioni. In quell'impianto, se io veramente l'avessi voluto realizzare in quel modo, appunto, io avrei, non si capisce perché questo è soltanto uno schema, quindi non ci sono proporzioni nelle macchine, ma queste macchine appunto hanno certe dimensioni, questi due sarebbero stati di qualche ordine di grandezza superiore, perché per effettuare questi scambi termici, per esempio fra gas e gas, ok, come sapete, fissato un certo delta T, il flusso termico, fissato il coefficiente di scambio termico complessivo, il flusso termico dipende dalle dimensioni dell'area, dall'area della superficie di scambio, okay? Quindi, diciamo, fornire calore per scambio termico con questo scambiatore avrebbe significato fare un impianto dove io ho un compressore di certe dimensioni non particolarmente elevate, una turbina di dimensioni non particolarmente elevate, però mi sarei dovuto portare dietro questi enormi scambiatori e quindi complessivamente, appunto, l'impianto sarebbe risultato molto, molto più grande, insomma, diciamo, come dicevo prima, difficilmente trasportabile, assolutamente, per esempio, impossibile da utilizzare se lo si voleva utilizzare come propulsore in campo aeronautico. Questo dal punto di vista costruttivo, ma poi anche dal punto di vista prestazionale le cose cambiano moltissimo, nel senso che quelle temperature che avete visto, 1300, 1400, 1500 gradi centigradi, chiaramente non possono essere raggiunte in uno schema di questo genere. È praticamente impossibile fare uno scambio termico fra due fluidi, uno più caldo, uno più freddo, volendo portare il fluido freddo a una temperatura di 1400-1500 gradi centigradi. Queste temperature intanto si raggiungono in quanto, appunto, il fluido che entra qui in turbina, quindi che acquista la temperatura T con 3, ha partecipato direttamente alla reazione di combustione. Quello che entra in turbina, in realtà, in questa macchina, sono direttamente i prodotti della combustione, della reazione di combustione. L'altro schema sottintendeva che da qualche parte avveniva la combustione,
questi prodotti caldi venivano portati in quello scambiatore e riscaldavano, cedevano calore, appunto scambiando calore in quella macchina, al fluido di lavoro che passava nel compressore e poi nella turbina. Qui invece il ragionamento è un altro, cioè io qui comprimo aria, quest'aria la mando in questa camera di combustione, significa che qui quest'aria si incontrerà con il combustibile, daranno vita alla reazione di combustione, aria più combustibile sono i due reagenti, daranno vita a certi prodotti che, di cui parleremo la prossima volta, daranno vita a certi prodotti, questi prodotti evidentemente ad alta temperatura, la reazione di combustione si fa per questo, per ottenere dei prodotti ad alta temperatura, una reazione esotermica che appunto una volta effettuata rilascia calore, questi prodotti ad alta temperatura li invio direttamente in turbina. Questo mi consente quindi quella enorme semplificazione costruttiva, appunto questa è una macchina che può avere dimensioni occhio e croce così come vi sto facendo rispetto a uno scambiatore che sarebbe grande quanto più di quest'aula, ok? Mi consente di avere quelle temperature elevate, se io dovessi fare lo scambio termico ma non raggiungerei i 1000 gradi, tutte quelle prestazioni che abbiamo analizzato prima non le raggiungerei mai attraverso lo scambio termico, mi consente appunto di eliminare lo scambiatore inferiore. Questi si chiamano appunto impianti con turbina a gas a circuito aperto, a circuito aperto, attenzione, a circuito aperto, non a ciclo aperto. Qualche volta ho sentita questa frase e non mi piace per nulla, il ciclo per definizione in termodinamica non può, di ciclo non può essere aperto, ma il ciclo deve ritornare, quindi deve essere per forza, quindi a circuito aperto, quello che abbiamo visto prima realizza lo stesso ciclo però con un circuito chiuso. L'altra differenza sui nomi, che però non è solo un fatto di terminologia, è anche il significato di questo, il ciclo, l'impianto di prima si chiama anche impianto a combustione esterna, mentre turbina a gas a combustione esterna, mentre questo, che è poi quello universalmente adottato, si chiama impianto con turbina a gas a combustione interna. Qui ci fermiamo, specifico questi due, esterna e interna, che significa? Non significa che la combustione avviene all'aria aperta o dentro a una stanza, non è questo il significato. Esterna significa appunto esterna al fluido di lavoro, cioè come vi dicevo prima, in questo impianto da qualche parte avviene la combustione e il calore viene ceduto al fluido di lavoro solo per scambio termico, quindi il fluido di lavoro non ha partecipato alla reazione di combustione, quindi tutto quello che vi dicevo prima era appunto questo significato, nel senso che dicevo, se io ho un certo gas, aria, ossigeno, azoto, quello che volete voi nel compressore, è lo stesso fluido che andrà nella turbina, semplicemente perché è stato riscaldato mediante scambio termico in questo scambiatore superiore, dove appunto in questo scambiatore avviene lo scambio di calore, e il calore da dove era uscito, da dove era venuto fuori? Era venuto fuori da una combustione avvenuta da qualche altra parte, senza interessare il fluido di lavoro. Viceversa, quest'altro schema si chiama impianto in turbina a gas a combustione interna, dove con l'aggettivo interno si vuole sottolineare che la combustione avviene all'interno del dello stesso fluido di lavoro, cioè è il fluido di lavoro che partecipa direttamente alla reazione di combustione, okay? In questo senso interna, cioè combustione interna al fluido di lavoro, cioè quello che andrà ad espandere in turbina. Quindi, e qui mi fermo perché ho visto che sto sforando rispetto a quanto vi avevo promesso, poi ne riparliamo un'altra volta. Dicevo, che cosa significa la prima cosa che vediamo? Che appunto il fluido che viene elaborato dal compressore è diverso sia come tipo, sia in massa, dal fluido che viene elaborato dalla turbina, perché qui, come vi dicevo prima, questa è solo aria, aria è puramente aria, qui si aggiunge il combustibile, avviene la reazione,
e in turbina quindi andranno i prodotti della combustione, quindi il fluido che lavora nella turbina è profondamente diverso fisicamente, proprio chimicamente come composizione, diverso dal fluido che ha lavorato nel compressore. Qui è aria, lì sono prodotti della combustione, che se quello è un idrocarburo, come nel 99% dei casi, questi prodotti, lo sappiamo, saranno CO2, H2O, l'aria in eccesso, l'azoto che non ha partecipato alla reazione, comunque qualcosa di estremamente diverso come composizione rispetto all'aria che è stata elaborata dal compressore, e volendo essere pignoli anche in massa, perché evidentemente se M punto con A è la massa d'aria che passa nel compressore, più M punto con C la massa di combustibile che necessariamente dobbiamo introdurre qua dentro, e a livello sarà come composizione, abbiamo detto, sarà diversa, ma il bilancio di massa sempre quello rimane. Quindi se qui passa M punto con A, qui ci aggiungiamo M punto con C, è chiaro che in turbina passeranno M punto con A più M punto con C, quindi numericamente, quantitativamente, la portata di fluido che elabora il compressore è diversa e più piccola rispetto alla portata di fluido che elabora la turbina. Okay? E quindi con questo saltano tutte quelle semplificazioni che abbiamo fatto finora per quanto riguarda il ragionamento di eliminare la portata, di ragionare a C con V uguali e via discorrendo.